Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per un nuovo video di FIFA 22 Ultimate Team, episodio 2 del nostro Road to Glory, Road to Galacticos, così intitolato. Ma vi voglio ringraziare innanzitutto per il grandissimo supporto che mi state dando su ogni video. Vi ringrazio tanto, stiamo crescendo. Vi lascio anche tutti gli altri social in descrizione, Instagram e il canale Viola se volete seguirmi in live. Scrivetemi per qualsiasi cosa, io ci sono. Vi ringrazio tanto del supporto. Allora, facciamo un recap. Come è nata questa cosa del Road to Galacticos, del Road to Glory? Generalmente i Road to Glory sono per arrivare poi a squadre top. Quest'anno in FIFA 22 mi sono reso conto che io non avevo un obiettivo. Esattamente la Weekend League, fare rank 3 è molto semplice. Rank 2 è un po' più difficile, rank 1 sì, ma lo fai. Divisione Elite, divisione 1, ci arrivi. Non competi, quindi tu giochi tutta la settimana le tue 7 partite solo per prenderti i premi, quindi non avevo uno stimolo quest'anno, perché durante la settimana o comunque lo scarso impegno, o comunque avere più crediti rispetto agli altri anni, perché comunque il doppio dei premi e il valore delle carte è sceso, mi ha dato pochi stimoli. Ho deciso allora di fare, cosa che volevo fare già l'anno scorso ma poi ho abbandonato, una serie parlando appunto di che cosa? Dei Galacticos. Quindi vorrei costruire la squadra dei Galacticos: Ronaldo, Raul, Zidane, Beckham, Figo, Makelele. Ok, quella squadra lì. Non con Cristiano Ronaldo, non con Kakà, perché i Galacticos, fin quando, cioè, ci sarà la possibilità, visto che ci sono le icone. Questa settimana, dopo aver fatto rank 2 in FUT Champions, ho aggiunto due icone. La scorsa settimana era una squadra con Benzema, ok, Benzema base e altri giocatori. Ho cambiato un po' il centrocampo e aggiunto due signori. Allora, Beckham, che ce l'ha dato l'EA, nel senso come SBC, non l'ho pagato nulla, perché fondamentalmente non l'ho pagato niente, ero pieno di giocatori non scambiabili, pieno. Vuoi dire, sì, ok, giocatori non scambiabili comunque li paghi, non me ne facevo nulla, erano lì parcheggiati. Questa è una carta che mi serve. Come si comporta? Alto alto, non lo sapevo io, per esempio. Esterno, no, non può fare l'esterno, o meglio, in questa squadra per adesso non può fare l'esterno, perché il gioco sulle fasce mi serve, perché è ancora molto debole. Dove lo utilizzo? Centrocampista centrale, perché tutto sommato, ok, difesa a parte, anche se comunque difende perché è alto alto, passaggi fuori di testa, tiro dalla distanza top, resistenza 91 ci può stare, tanto aggressivo ci sta, quella velocità da centrocampista ce l'ha, mi piace anche il dribbling, per il controllo palla c'è, la freddezza è ottima. Ragazzi, io lo sto usando centrocampista con 6 d'intesa, badate bene, questo sta giocando con 6 d'intesa, perché dovrei cambiare questa ad Ancelotti, ma poi lo farò nel caso. Comunque sta giocando con 6 d'intesa. L'altra icona, Raul Gonzalez Blanco. Allora ragazzi, lui aveva un po' di timore, paradossalmente avevo paura di cambiare Benzema base, però poi provo Raul, che avevo già provato l'anno scorso, ma come sapete ogni anno devi provarle queste icone. Ragazzi, è spaventoso, calcio di destra e sinistro con 4-4, il work rate alto normale per una punta è top, finalizza freddo, forte di testa, resistenza c'è, ok, però non dobbiamo spammarlo molto sulle fasce, forza tanto giusto 74 per il body type che ha, ci può stare, ma soprattutto ragazzi è molto agile, cioè si gira e ha un tiro dalla distanza che con l'86 è tanta roba. La potenza a tiro non è molto alta, è stato boostato con calciatore, per quanto calciatore ci possa servire, però ragazzi sono due giocatori che per adesso mi stanno facendo la differenza. Beckham, ripeto, non dobbiamo usarlo esterno, perché attualmente se uno è una squadra top non ci può stare. Marco Asensio, perché qualcuno l'avrà sbloccato, qualcuno chiederà, questa è una carta che andrà con 99 di agilità. Allora, questa è una carta ragazzi che dovete usare in un certo modo, dovete essere consapevoli di quello che è il giocatore, quindi dribbling nello stretto, uno contro uno cercando di rientrare sempre sul sinistro e tira a giro, punto. Non possiamo spammarlo in rientro in difesa o altro, perché non ha resistenza, io l'ho preso perché comunque fa parte dei Galacticos. Controllo palla top, difende no,
però è molto freddo. Se cercate una carta che poi avrà 99 e comunque costava 30k, se non sbaglio, di 99 di dribbling costava 30k, secondo me ci può stare. Vorrei spendere due paroline anche per Rodrigo, che adesso io l'ho pagato 284, sta andando sopra i 300, perché questa è una carta, ragazzi, che vi ricordo che se Real Madrid dovesse vincere una partita delle prossime due, una va 86, passando anche il turno va 87, ed è una carta strepitosa che con 87 di overall dovrebbe avere circa 94 di velocità, 85 di tiro, passaggi sopra gli 80 e dribbling sopra i 91. Questa è una carta strepitosa che vi consiglio tantissimo, al di là del Real Madrid. Poi parliamo di lui, che questa è fuori, questa carta è fuori, cioè secondo me un altro if e qua chiudiamo il gioco, perché se quella finalizzazione va sopra gli 82 con la freddezza sopra gli 80 è finito il gioco. Ma passiamo al modulo. Allora, modulo, ragazzi, che dire, sto provando sempre il pressing sul primo controllo, come vi ho detto nel video precedente. Passaggi diretti, giocatori in aria sono sempre quelli. Raul va a fare la punta, Vinicius trequartista. Prima invece Benzema faceva il trequartista e Vinicius punta. Sto provando Vinicius trequartista. Ai due non dico rientra in difesa perché non mi piace, non voglio. Voglio che tirino dal limite dell'area, quindi entra in aria per entrambi gli esterni. Beckham e Valverde resta dietro, intercetta, resta dietro, intercetta. Anche i terzini. Parliamo invece del 4-2-2-2. Equilibrato, uguale all'altro, così non cambio modo di difendere. Cioè, nel senso, sono abituato, quando io switch un modulo voglio avere le stesse abilità. Cioè, non è che vado con una profondità di 80, poi con una profondità di 40, cioè voglio avere uno schema più o meno. Senza il pressing, equilibrato, passaggi diretti, agli attaccanti, inserisciti, rimani in avanti, alla punta più veloce, a quella meno veloce, inserisciti alle spalle, punto. Esterni, sempre uguale, entra in aria, e ai centrocampisti centrali, difesa equilibrata. Ho provato, non so perché, a mettere intercetta, ma non chiedetemi, col 4-2-2 non mi ci trovo, non so perché. Allora, quali step per questo Road to Glory, che uscirà oltretutto il terzo episodio, sarà un video solo gameplay. Siamo in divisione 1, quindi sarà un video mentre cercherò di scalare e andare in divisione Elite. Il prossimo step sarà comprare un centrocampista centrale da affiancare a Beckham. Ho già trovato il pretendente, che costa più di 500, ma magari col calo del Black Friday, scusate, lo pagherò meno. Allora, costa, adesso se fosse un panzato, che 630, però era sui 590-550. Makelele, lui sarà il prossimo obiettivo. Purtroppo ho controllato, c'è solo lui. Per adesso devo prendermi solo lui. C'è anche Sien, ma preferisco prendermi un vero CDC, ok? Quindi questo sarà il prossimo obiettivo. Se Rodrigo dovesse andare sopra i 400, fare un tentativo anche per figo. Beh, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vedremo presto per altri contenuti. Terzo episodio sarà solamente gameplay. Quel Beckham consigliato da centrocampista, se avete molte carte non scambiabili. Raul assolutamente consigliatissimo. Raul, ragazzi, se volete provare un icon e non volete più un Heroes che non è, prendete Raul, è un animale. Rodrigo, fuori concorso, e Vinicius, non ne parliamo neanche. I difensori, scusate che qualcuno mi chiederà, Alaba, lo sto usando. Se non sbaglio, se il Real dovesse vincere un'altra partita, anda 87. Tanta roba, non è molto alto, soffre di testa, ma certo, se vi spammano Cristiano Ronaldo, chi può difenderlo? I work rates, però comunque in difesa c'è sempre. Bello, agile, speriamo che nell'upgrade sia ancora più forte. Stra consigliato, vabbè, io l'avevo pagato 56, se non sbaglio adesso è sopra i 60. Però l'IF non costa nulla, cioè se non volete prendere lo TV, l'IF non costa quasi niente. Beh, ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, vi ringrazio ancora del supporto, lasciate like, noi ci vediamo per un altro video. Ciao a tutti, ragazzi, bella!